Ma ieri c'è stata una serie di incontri tra i leader. Ma non mi farà prima la parte sul referendum. Allora vado sul referendum, poi vado alle domande a piacere. Il campo per raccogliere le firme. Noi siamo stati tra i primi, Italia Viva e il Partito Democratico e alcune organizzazioni della società civile, a dire referendum sull'autonomia. Perché questa legge complica la vita delle aziende al nord con più burocrazia e riduce gli spazi di uguaglianza dei cittadini al sud, soprattutto sulla sanità. Ma questa legge può essere cancellata perché il referendum che si terrà nell'aprile-maggio 2025 è la prima occasione per dare un segnale chiaro di sfiducia al governo Meloni da parte dei cittadini. Tennisticamente siamo ormai tutti tennisti tra Sinner, Musetti e Errani, Paolini. Tennisticamente è il primo break point che viene messo in campo nella partita tra la Meloni e l'opposizione. Quindi noi firmiamo anche l'8 di agosto, non è che ci sia tutto quel frescolino che ci aspettavamo, ma firmare per il referendum serve, anche se già sono state fatte le 500.000 firme, soprattutto digitali, perché crea il tessuto su cui si farà la grande battaglia per arrivare al quorum. Io sono convinto che questo quorum sia possibile. Intanto ieri riunione alla Camera tra i leader del centro-sinistra, si è anche ovviamente parlato di lei e di Italia Viva all'interno del centro-sinistra. Pare che insomma Catoianni, Bonelli, Conte abbiano detto no a Renzi perché ci fa perdere più voti di quelli che ci fa guadagnare. È un no all'ingresso di Italia Viva nel cosiddetto campo largo. Beh, l'ultima volta che Fratoianni, Bonelli e Conte hanno espresso questo giudizio rispettabile era in Basilicata e con la loro valutazione la sinistra ha perso e ha vinto Vito Bardi. Io credo che la partita sia molto semplice. Se la sinistra vuole mettere veti, perde. Se il centro-sinistra vuole prendere i voti, vince. Cioè oggi già il centro-sinistra è matematicamente maggioranza, ma non lo è politicamente. Perché? Perché va avanti a forza di veti. Questo è l'elemento chiave. Allora, noi siamo molto tranquilli e noi siamo in campo, siamo sul referendum sull'autonomia, stiamo portando avanti le nostre battaglie in Parlamento, siamo chiaramente molto diversi da Fratoianni, Bonelli e Conte su tante questioni, e non diventeremo mai simili, buon per noi e buon per loro, però se vuoi costruire un'alternativa, sui contenuti costruisci l'alternativa. Se non lo vuoi fare, ognuno si assume la propria responsabilità, noi andremo avanti per la nostra strada. La novità è che il PD ha detto confronto programmatico tra tutti senza veti. Noi ci siamo, quando inizierà il confronto programmatico porteremo le nostre idee. Se qualcuno dirà che valgono i veti, quel qualcuno farà il più grande regalo a Giorgia Meloni che potessero immaginare.